questa serata conclusiva, no, di questa annata fantastica. Ja, ich spreche nicht Italienisch, da ist mein Traduktorin. Τίποτα, είναι ευχαριστημένος. Η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι και του χρόνου θα είμαστε εδώ για να... Però se la traduzione in greco non credo che aiuti molto i nostri tifosi. Lo sappiamo, però non ci aiuta tanto il greco. Proviamo un italiano. Allora ragazzi, si conclude qua un'annata fantastica. Una serata incredibile. Sì, sì, no, sicuramente diciamo che è l'ultima cena. E poi ci rivedremo, spero, il prossimo anno. Adesso, come detto, è stata sicuramente un'annata con tante soddisfazioni. Ci siamo tolti una soddisfazione immensa, che è quella di riportare questa squadra in Serie A. E niente, adesso siamo ancora un po' con la testa sballottati, no, dai festeggiamenti e tutto, però onestamente devo dire che è stato tutto molto positivo, molto bello, e adesso ci godiamo questo mese di relax pensando al prossimo anno. Queste cene è un rito, no? Per chi gioca a calcio si sa, a fine anno sempre la cena, però questa, dai, ha un sapore davvero speciale, no? Ah sì, 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 sicuramente ha un sapore speciale. Per ognuno in modo diverso, no? Questa promozione sicuramente per tanti che sono magari qua da più anni, per me che comunque sono nato qua calcisticamente da ragazzino, per chi è arrivato quest'anno, per i giovani, per i più vecchi, insomma tutti ne traggono beneficio e tutti hanno contribuito alla causa per andare su, e siamo molto felici di questo, soprattutto per la tifoseria, anche perché sono fantastici e ci hanno sempre aiutato. Allora, a parte Caccia portiere, che penso che sia il ricordo più bello di tutti, no? Eccolo qua, a parte Caccia portiere, stavo dicendo, qual è il tuo ricordo più bello di questa stagione? Ma il ricordo più bello forse ce l'ho qua a fianco, perché abbiamo passato le camerate insieme, sei in ritiro, e devo dire che è stato un compagno di ritiro. Dopo gli chiediamo allora viceversa cosa pensa di te. Ah, no, no, devo dire che almeno non russava la notte, quindi sono abbastanza soddisfatto. Abbiamo fatto quello che fanno i tedeschi lì, che aprono sempre la finestra prima di dormire, capito? Dormono sempre con la finestra aperta. Hai dei riti strani, prima di dormire. Ma è bello però, Abbiamo dormito veramente molto molto bene. E dopo ogni tanto passava anche Caccia da camera nostra per mangiare qualcosa, perché lui non portava mai niente perché non vuole spendere. Ma va bene, abbiamo pensato noi, non è un problema, per quello sono i compagni, capito? Quindi siete un gruppo fantastico, dai, no? Uno dorme con la finestra aperta, uno va fuori a mangiare, però non vi siete né annoiati e né vi siete stufati tra di voi, perché siete un gruppo fantastico. Assolutamente no, no, veramente un gran gruppo, sì. Quindi vi porterete nel cuore questa stagione, questi compagni un po' per tanto tempo, direi. Sì, dico proprio di sì, per forza. Anche il greco, l'attore greco? Non lo so. Cosa? Io? No, niente. Grazie ragazzi, buona serata. Ciao.